Ogni partita è una finale per la Redas Napoli all'Eurocalcetto. Arriva l'EAM Nola invischiata invece nelle zone calde della classifica. Pronti via, arriva la traversa colpita da Mazzocchi. Poi il tentativo di raffio sotto misura da parata dell'estremo difensore avversario. Il gol di Mazzocchi che si libera del portiere e poi trova l'1-0 al terzo minuto. Iervolino ha risposta, non riesce a trovare la rete. Poi ci prova Artiano, bravo l'estremo difensore dell'EAM Nola. Ancora l'occasione per la Redas e poi il pari di Iervolino. Splendida azione personale al 15°. Va a trafiggere così D'Alterio, occasione per Lauria che non riesce ad inquadrare la porta, poi tocca ad alto mare, pericolosissimo l'EAM Nola. Sull'immediata ripartenza il tentativo di Poerio e poi il tiro libero fallito da Boccia, ancora un'occasione per la Redas con Pietro Potenza e ancora un tiro libero per la EAM Nola in chiusura di prima frazione, questa volta sul fondo, sul primo palo, ripresa subito un tentativo doppio di Mazzocchi che non riesce a trovare la porta, poi Raffio prima e Mazzocchi poi non riescono a trovare l'occasione giusta. Dopo il tentativo di Lauria, Pietro Potenza realizza il 2-1 al 16° minuto, splendida triangolazione con un compagno di squadra e arriva così la rete. Poi Mazzocchi realizza il 3-1 al 17°, Altomare fa rientrare nel match i suoi con questo gran destro sotto la traversa al 18°, ma Mazzocchi ristabilisce nuovamente le distanze al 19°, la partita finisce con la doppietta di Esposito, il 5-2 al 20° e poi il 6-2 al 22°, sempre bravo il numero 13, arriva il 7-2 sul calcio di punizione targato Riso e poi guardate l'esplosione di gioia del giovanissimo Vincenzo Potenza, un under, ci sta tutta con il gol del 7-2, 8-2, appena entrato dopo 15 secondi realizza la rete, abbracciato ovviamente da tutti i compagni di squadra e c'è questa esultanza speciale per un giovanissimo, la gioia del gol. Poi arriva l'8-3 di Iervolino al 27° e l'8-4 di Paolini al 29° che fissano il punteggio definitivo, grande vittoria per la Redas. Siamo stati bravi già nel primo tempo, però sfortunati che non abbiamo fatto gol. Poi nella ripresa abbiamo continuato ad attaccare, penso la vittoria sia meritata. C'è stato anche il gol all'esordio del nostro under, siamo contenti per lui. Per quanto riguarda me, sono contento di essere ritornato dopo sei mesi difficili, a guardare le partite da fuori. Sembra che il calvario sia finito. Continuiamo adesso verso le sei partite che mancano per cercare di arrivare a questo obiettivo importantissimo per noi.